بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. احمد الله سبحانه وتعالى اكرم علينا النعمه باتمام الكتب المقرره في هذه الدوره، واساله سبحانه وتعالى ان يجزي خير الجزاء كل من كان سببا في اقامه هذه الدورات العزيزه. Che ci ha dato la possibilità di terminare di quello che dovevamo studiare con il Benham e di portare a termine quello che era previsto nel Benham. أن الدورة تبتدي ولا تنتهي أبدا. رغم يوم che queste lezioni inizino da adesso e non che terminano adesso. يعني نعرف أن هذه الدنيا دار عمل، فلابد نعمل كما يقول بعض العلماء من المحضرة إلى المقبرة، ونحن نعمل. Quindi vogliamo, come dicono alcuni sapienti, operare da, come dicono, dall'inchiostro fino alla tomba. ولا راحة للجنة. E non vi è riposo se non in paradiso. La yumkin anna fi kull dawra nadrus hadhihi al-marrat. Hadha ishkal kabir. Non è possibile che in ogni corso ci mettiamo a studiare sempre questi testi. Yani hadha al-shaykh al-an anha al-dirasa al-jami'iyya. Questo shaykh ad esempio finisce gli studi universitari. Law qulna lahu al-an nurid an tu'id السنة الأولى الابتدائية، يعني عندما كان له من العمر 6 سنين أو 7 سنين، يعيد الدراسة ألف باء تاء مثلا. Se dicessimo vogliamo adesso che tu ripeti il primo anno dell'elementare. تعيد. Iniziamo a studiare ancora dall'alfabeto. يا ريبيت. يقول لماذا أعيد؟ Lui ride, dice perché dovrei ripetere? إن أردتم اختبروني. Se volete mettetemi alla prova. أما أعيد الدراسة ما يمكن. Invece ripetere gli studi ancora non è possibile. طيب لماذا هذه الدراسة الأكاديمية وفي دراسة الشرعية كل ما يأتي عالم يدرسنا الأصول الثلاثة قواعد أربعة. لا دروسنا لا نريد نرتقي نتقدم في العلم ولا بد. Perché allora degli studi accademici, degli studi religiosi dobbiamo sempre ripetere e rifare ciò che facciamo, no? Dobbiamo piuttosto aumentare delle parti di grado. Se viene un sapiente per ripassare con noi non è un problema. Che venga però a insegnarci nuovamente i tre fondamenti, no? Gli diciamo no, ripassiamo insieme, se rispondiamo bene, se non rispondiamo allora facciamo punizione. Da oggi ripassiamo ciò che abbiamo preso in questo corso. In questo corso. Lo studiamo e lo ripassiamo tra di noi. Ci uniamo nel bene e nel timore. Ritorniamo dai nostri fratelli e insegniamo a loro ciò che abbiamo imparato. Non facciamo fatwa in nessun modo. Le cose in cui non abbiamo nemmeno un 1% di incertezza le insegniamo agli altri.
dobbiamo sfruttare qualunque occasione per fare l'acqua. Invitiamo con il detto, con l'operato, con la messa in pratica, con l'applicazione. Distribuiamo i libri. Inviamo i messaggi, ma solo quei messaggi sicuri al 100% che siano corretti. Attraverso i social network, i tuoi compagni del lavoro, i tuoi vicini, i tuoi parenti. Ci deve essere, deve avere traccia in questo mondo. Vuoi uscire da questo mondo come esce il bestiame? Piuttosto alcuni ricordano il bestiame e tu magari non ti ricorderanno nemmeno. Se non sei in grado di fare una lezione o fare una predica, non è un problema. Puoi distribuire il messaggio o i libri. Puoi tradurre qualche libro. Puoi aiutare qualcuno nella ricerca del re, gli dice: ascolto la tua esposizione al sempre del Corano. Questo dice ad esempio: voglio contribuire a comprare dei beni da distribuire alle sorelle, ad esempio. Questo ad esempio dice: voglio contribuire riprendendo le lezioni. Dobbiamo unirci ed essere un'unica umma. Se non iniziamo noi a fare da'wa loro, inizieranno loro a fare da'wa noi. È indispensabile la buona compagnia. È indispensabile iniziare da adesso. Quando cammini con un fumatore, se non rendi a lui il fatto che lui fumi, ti darà una sigaretta e ti darà fumo. Se una donna cammina con una donna velata, cammina con una donna senza velo, se non inizia questa col velo, invitare questa sorella che è senza velo, verrà questa senza velo e dirà: lei la fede sopra nel cuore. È indispensabile che si rispecchi anche nell'operato. È indispensabile che la fede si rispecchi anche sulle membra. Le dice: no, noi siamo nel paese della libertà. Le dice questa cattiva: appunto perché questo è lo stato della libertà, io qua metto il velo. Se fossi in un paese in cui non c'è libertà, forse non avrei possibilità di mettere il velo.